Una lunga storia di musica e di emozioni per il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla 19ª edizione. Presentazione ufficiale all'interno della sala dell'investitura di Palazzo della Cornia, che ospiterà 10 degli 11 concerti in programma. Come di consueto, la sera del 29 agosto, il festival si sposterà al centro socio-abilitativo educativo di Villa Nazarena a Pozzuolo Umbro. Sono intervenuti il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, la direttrice artistica, Marzia Crispolti Zacchia, il maestro Stefano Ragni, che sarà protagonista del primo concerto l'8 agosto, e Alessia Cecchetti, giovane pianista umbra, una delle protagoniste del concerto lirico del 10 agosto. Stefano Ragni ha messo in luce il mecenatismo di Marzia Crispolti Zacchia, paragonandolo a quello dei Della Cornia. In questi anni il festival è sempre cresciuto, con l'aggiunta della lirica ai tradizionali concerti di musica da camera e proponendo nelle ultime edizioni molti autori del XX secolo. Per confermare questa novità, l'edizione 2023 sarà aperta martedì 8 agosto proprio dal maestro Stefano Ragni, docente al Conservatorio di Perugia e pianista intrattenitore, sempre acuto e brillante, con la storia del tango nel mondo.